Ci sono storie che iniziano così, in modo inaspettato, e che ti sorprendono da subito, perché ti lasciano immaginare una vita insieme fatta di sogni e progetti da condividere giorno dopo giorno. Proprio come la collaborazione tra Cucine Lube e Hotpoint, che ti offre cucine di qualità a un prezzo davvero unico, con il meglio degli elettrodomestici che si prendono cura di te, insieme, per dare spazio a tutte le storie che vivrai qui. Cucine Lube e Hotpoint, ogni giorno, in cucina con te. A Terni, in via Farini, di fronte alla Coop. Dal nord Europa, i nuovi sistemi di riscaldamento Buderus per impianti condominiali e abitazioni private. Le nuove caldaie a condensazione e le pompe di calore per riscaldare la vostra casa in modo confortevole, economico ed ecologico. Con 3 secoli di esperienza nell'innovazione del riscaldamento, Buderus è la scelta professionale per interventi di riqualificazione energetica, oggi anche con ecobonus del 65% e superbonus del 110%. Buderus, i professionisti del riscaldamento del gruppo Bosch, a Terni e Pronto Calor di Brunotti Roberto, in strada di Marattabatta 55. Spazio Verde Garden Village. È arrivato il momento di pensare al tuo spazio all'aperto con l'arredamento, i mobili da giardino e i complementi d'arredo perfetti per valorizzare ogni ambiente in armonia con il tuo stile. La profumeria, le essenze, le candele e un'infinità di proposte per arredare giardini e terrazzi. Oltre 5.000 metri quadrati coperti di esposizione con tante idee e soluzioni per attrezzare il tuo spazio esterno. E poi il vivaio, con piante, fiori e attrezzi per il giardinaggio, l'acquariologia e il reparto pet ti aspettano nel più grande garden center del centro Italia. Spazio Verde Garden Village, in strada di Marattabatta 91 a Terni. Devi sottoporti a risonanza magnetica? Affidati allo studio di radiologia Braconi di Terni. Da noi trovi la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, unica nel centro Italia. Le bassissime emissioni dei nostri macchinari sono ideali in campo pediatrico e per donne in età fertile. Fai qualche chilometro in più per molte radiazioni in meno. Prenotazione in 24 ore e consegna dei referti immediata. Studio di radiologia Braconi a Terni, in via Paginotti 8, zona Piazza Tacito, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Dal nord Europa,
i nuovi sistemi di riscaldamento Buderus per impianti condominiali e abitazioni private. Le nuove caldaie a condensazione e le pompe di calore per riscaldare la vostra casa in modo confortevole, economico ed ecologico. Con 3 secoli di esperienza nell'innovazione del riscaldamento, Buderus è la scelta professionale per interventi di riqualificazione energetica, oggi anche con ecobonus del 65% e superbonus del 110%. Buderus, i professionisti del riscaldamento del gruppo Bosch, a Terni e Pronto Calor di Brunotti Roberto, in strada di Marattabazza 55. ADSL collega aziende e privati ad internet. Megabit reali e garantiti grazie ai nostri ripetitori che offrono una copertura in Umbria e Lazio. Assistenza efficace e diretta. Prezzi contenuti, sopralluoghi gratuiti dei tecnici. Entra in contatto con il mondo Stia ADSL. Telefono 0744 403 403.
Qua. Eccoci, eh? Sì. Tanto il diretto è partito, quindi... Ecco. Buonasera. Buonasera, mister. Buonasera. Allora, facciamo... per l'eccezione, noi avevamo lanciato questa idea, un sorriso per Cristiano. Vogliamo fare una bella, un bel sorriso questa sera. Siamo usciti a suonare armato soprattutto. Guarda, io sono ovviamente felice, ma dentro di me fortemente dispiaciuto, perché è l'ultima partita con questo gruppo di ragazzi. Io c'ho anche questi che hanno portato bene gli occhiali rosso. E questo gruppo di ragazzi ha fatto insieme a me. Mi dispiace tantissimo, perché non capiterà mai più di avere a disposizione un gruppo fatto di questi uomini, o comunque sarà molto difficile, anche se noi ci proveremo. Fosse stato per affetto, questi ragazzi sarebbero stati a portare tutti su, perché se lo meritavano, però purtroppo sappiamo tutti che non sarà possibile, e la cosa mi ha commosso anche ieri l'ultimo allenamento, e mi ha commosso oggi alla fine della partita, non tanto per la vittoria della Supercoppa che volevamo e abbiamo cercato, ma soprattutto perché era l'ultima volta che facevo il cerchio con quei ragazzi stupendi, che hanno veramente messo la Ternana davanti a tutto, comportandosi da professionisti, rischiando di prendere il Covid, non lamentandosi mai durante un allenamento, durante una partita, durante una sostituzione. Cioè, sono stati veramente splendidi, e ho, diciamo, una forma di sindrome abbandonica oggi, perché avrei voluto che questa stagione non terminasse mai, per continuare, per non arrivare a questo giorno, a quest'ultimo giorno, dove poi ovviamente dovremo fare delle scelte dolorosissime. Buonasera. Un mese fa, no, se non sbaglio, visto, vorrei che questa stagione non finisse mai, quindi mi pare di capire che oggi conferma questa sensazione. Sì, non tanto per le vittorie, anche se ovviamente sono state importanti e determinanti, ma proprio per il piacere di lavorare con questi ragazzi. Ripeto, non ho vissuto bene questa settimana, perché volevo che non arrivasse mai questo momento. Mister, buonasera. Buonasera. È una vittoria speciale, anche perché è stata una vittoria sofferta. Mi faccio dire che è stata una vittoria sofferta, e anche questo molto da Ternani, perché Ternani sono abituati a soffrire. È vero che il mantra dovrà cambiare, però insomma, diciamo, nel primo tempo abbiamo un po' tribolato, e hanno tribolato anche i tifosi, sì, però è stata la vittoria di una squadra che poi, come tutto il campionato, non si è mai arresa davanti alle difficoltà, ha sempre reagito e ha trovato dentro se stessa la forza, le qualità, credo anche, no, per andare oltre e gettare il cuore altro ostacolo. Mi faccio dire che è stata una vittoria molto più bella, proprio perché sofferta. Ma sì, anche se c'è da dire che purtroppo, ovviamente, questa è una partita, quando io un po' di tempo fa vi dicevo che è una partita che deve durare una settimana, perché questo, avete visto, ha tolto spensieratezza alla squadra, e in maniera, nella fase offensiva non siamo stati così spensierati come siamo stati tutto l'anno. Non abbiamo provato le giocate che dovevamo provare, abbiamo avuto un po', avevamo un po' il timore di sbagliare, ecco, quindi la squadra oggi è stata un po' bloccata da quel punto di vista. È quello che io vorrei evitare in futuro, quando ci saranno queste partite, cioè quello di, va bene, il derby è importante, noi sappiamo che ha una valenza, però se deve toglierci quella spensieratezza che ci ha contraddistinto nella fase offensiva per tutto l'anno, allora dobbiamo trovare una, diciamo, una giusta forma per affrontarlo e per prepararlo, perché
poi se ci mettiamo il valore dell'avversario e ci mettiamo anche inconsciamente il fatto di avere due risultati su tre che comunque ti frega sempre, ovviamente nel primo tempo non siamo stati bellissimi, dai, non te girarci intorno, però ci sta perché come detto c'era un valore di un avversario che l'anno scorso, che aveva in campo molti giocatori che l'anno scorso erano stati scelti per vincere il campionato di Serie B, che poi paradossalmente sono retrocessi, avevano un risultato solo e quindi la loro partita era molto chiara. Devo dire che per la prima volta abbiamo affrontato un 4-3-1-2 che soprattutto nel mezzo ci ha, con due uomini in meno abbiamo fatto un po' di fatica a trovare gli equilibri. Infatti il secondo tempo ci siamo messi con Falletti mezzala, abbiamo cambiato, ci siamo messi 4-3-3, abbiamo ritrovato un po' più le distanze e abbiamo preso le misure. Infatti poi nel secondo tempo abbiamo, devo dire che abbiamo ripreso le distanze, abbiamo avuto anche diverse occasioni per andare sul 2-0. Poi dopo il vantaggio ci siamo messi invece 3-4-3 perché loro si erano messi 4-4-2, quindi abbiamo fatto un po', siamo un po' snaturati nella partita di oggi, ma ne è valsa la pena, visto che comunque si è riuscita a dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Diciamo che la distanza comunque la Ternana è venuta fuori un po', è vero che non è stata la stessa intensità, ma era improponibile e diciamo è impossibile anche pensarlo, no? Però diciamo sul piano fisico probabilmente, sicuramente, anzi la Ternana ha sfruttato il calo anche del Perugia, no? Ho visto giocatori con crampi, giocatori è stata con un problemi. Po' come, è stata un po' come Atalanta-Juventus di mercoledì. Prima Atalanta al primo tempo ha giocato con una grandissima intensità mettendo in difficoltà la Juventus, il secondo tempo ha pagato questo atteggiamento e è venuta fuori la Juventus. Un po' la storia, sì, se vogliamo, della partita di oggi. Sì, mister, infatti sull'aspetto tecnico anch'io scrivo gli appunti le stesse cose, no? Nel primo tempo ho visto Sunas che ci metteva in difficoltà lì, era spesso da solo con quella catena con Elia, ci ha dato un po' fastidio. Noi non riuscivamo a trovare tempi, noi avevamo preparato la partita portando dentro il campo quando non avevamo palla nelle due nella fase di non possesso, avevamo chiesto di mettere in mezzo il trequartista ai due mediani e di portare Partipilo e Furlan dentro sulle mezze ali e poi una volta che loro scaricavano la palla sul loro terzino uscire con, diciamo, con l'esterno che nel frattempo è entrato dentro il campo e l'altro doveva venire a fare l'altra a chiudere la diagonale. Purtroppo non riuscivamo a trovare i tempi di questa uscita, poi ripeto quest'anno il 4-3-1-2 non l'avevamo mai affrontato, era l'unico modulo che ci mancava e da affrontare, in effetti sui tempi di uscita nel pressing non eravamo molto sincronizzati, poi è vero, sì, c'è da arrivare, cioè, poi ripeto giocavamo con una signora squadra perché c'è da certo, da riconoscerlo che oggi è un po' l'antipasto di quello che sarà l'anno prossimo in Serie B, partite molto tirate fino alla fine con occasioni, con una squadra che va in vantaggio, l'altra che può avere altre occasioni, insomma abbiamo capito, oggi abbiamo assaporato la piccola vera. Sì, sì, sono d'accordo, poi mi pare di poter dire che quando il Perugia nel secondo tempo è un po' sceso, che quella aggressività è un po' calata ovviamente perché non poteva tenere quel ritmo, la Ternana è venuta fuori con la qualità che ha e alla fine la partita è andata via liscia. Sì, mi pare di sì, abbiamo sperato anche diverse volte il 2-0, siamo andati più vicini noi al 2-0 che non loro al pareggio paradossalmente, però ripeto, il primo tempo il Perugia delle difficoltà ce l'ha create, ma lo sapevamo e è normale che sia così quando si affrontano due squadre forti. È un'analisi come sempre onesta, mister, mi sono chiesto io per tutto il primo tempo. Noi siamo per l'onestà intellettuale. Sì, sì, ma io mi sono chiesto un po' fino a un certo punto se c'era anche la tendenza un po' ad amministrare le energie, no? Così, magari involontariamente o comunque a gestire un pochino, ma però ecco, ha risposto già con onestà che in effetti siamo andati in difficoltà. Cioè, quindi... Sì, sì, siamo andati in difficoltà, poi è vero che non è che abbiamo rischiato chissà cosa, però la partita il primo tempo l'ha fatta. No, ma è sembrata una difficoltà, mister, più mentale forse che fisica. Non riuscivamo, cioè andava bene magari dal punto di vista difensivo avere qualche problema, perché ripeto, i giocatori del Perugia sono giocatori forti, però magari quando avevamo palla noi potevamo essere un po' più pungenti, invece eravamo molto prevedibili nelle nostre giocate e quindi questo, ripeto, forse l'importanza della partita ci ha tolto quella spensieratezza che solitamente avevamo.
una delle motivazioni con cui Lucarelli ha cercato di dare motivazioni ai giocatori dopo la fine del campionato è stata quella che io mi aspetto in queste giornate, voglio dire, voglio vedere di che pasta siano fatti i giocatori, anche perché devo programmare un po' il futuro, in sintesi era questo, insomma, no? Sono venuti fuori dei responsi senza chiederle i nomi, naturalmente. No, vale, nomi. Oggi veramente confermerei tutti. Oggi dovessi scegliere oggi non mandare. Ma Raicevic che gli ha fatto mister Lucarelli a Raicevic? Ha fatto 20 minuti straordinari. Ma Raicevic deve capire che avrebbe la possibilità di farne 90 straordinari, perché un attaccante anche in Serie B con quelle caratteristiche non si trova facilmente. È che lui deve imparare a essere più deciso nel cercare il gol. Paradossalmente lui si diverte di più a mandare in porta gli altri, a fare l'ultima giocata, perché poi ha anche una buona tecnica, cioè, avete visto come stoppa la palla, come esce in palleggio, come fa salire la squadra. Riuscisse a capire anche che un centravanti dovrebbe in teoria ogni tanto anche buttarla dentro, non sarebbe un cattivo giocatore. Oggi anche Bob è una grande partita, mi pare di poter dire. Sì, ma diciamo che dal punto di vista mentale tutti bene, dal punto di vista della concentrazione forse anche un po' troppa, e dal punto di vista offensivo poi siamo, dopo penso anche grazie alla condizione fisica, siamo venuti fuori alla distanza e insomma dai, diciamo che poi alla fine ci sta anche il risultato. Anche oggi, mi fa una confessione, anche oggi si è entrato dopo con grande motivazione da parte Paolo, di entrato. Paolo, il volume è basso? Grande motivazione oggi da parte di chi, al di là di Raicevic, tutti quelli che sono entrati con grandissima motivazione, davvero. E ci mancherebbe altro. Mister, scusa, sei divenuto, lui negarlo, no? Tu anche lo stesso Caserta, ma tra i tecnici emergenti più interessanti, no? Ci sono sicuramente delle situazioni in prospettiva per voi, credo, notevoli, e te lo auguro di cuore, insomma. Però confessami una cosa, con la tua solita onestà, no? All'inizio ti scocciava un po' di essere stato accolto con un certo scetticismo a Terni? Perché all'inizio, insomma... No, io spero sempre di essere accolto con grande scetticismo, certo. Perché la battaglia, quando chiama la battaglia, è il mio habitat naturale. E infatti, beh, ormai ti conosciamo. E infatti ora sono preoccupato per l'anno prossimo, perché magari pensare che sia diventato il mago Merlino, no? L'asticella l'ha alzata tantissimo, anche con i tifosi fuori dallo piazzale, mister. Sì, infatti lo sappiamo, perché abbiamo voglia di salutarli. Ultima cosa, quando ci sarà o sciogliete le righe? Allora, noi ci ritroveremo martedì e mercoledì scioglieremo le righe, anche perché in un primo momento sembrava che il campionato iniziasse il 19 di settembre, invece dovrebbe iniziare o il 21 o il 28, quindi noi ci ritroveremo o il 5 o il 12 luglio, a secondo se sarà 21 o se sarà 28, quindi direi che questa stagione va bene così, i ragazzi hanno bisogno di tirare un po' il fiato. Proprio ieri con Leone guardavamo che ci saranno 11-12 squadre che l'anno prossimo vorranno vincere il campionato di Serie B, e quindi dobbiamo mettersi al lavoro subito per essere tra le 8 che serviranno a perdere. L'ultima cosa, un festeggiato c'è stato, però speciale. Beh, Mammarella. Mammarella mi sembrava giusto, penso che io da un certo punto di vista lo invidio Carlo, se da una parte capisco la sua sofferenza nello smettere, da una parte io credo che sfido chiunque a finire un campionato giocando titolare da protagonista, vincendo tutte campionate Supercoppa, cioè io penso che non sia qualcosa che capita solitamente a tutti i giocatori, cioè di solito magari uno l'ultimo anno gioca un po' meno. Carlo, io all'inizio gli dissi: Carlo, io non ti voglio far fare 38 partite, perché so che ti metto in difficoltà, però sappi che ti farò fare le 25 più importanti. E infatti lui nelle partite più importanti è sempre stato in campo. E lui mi ha ringraziato di questo, perché ovviamente a una certa età
sono importanti anche i tempi di recupero, no? Io lo mettevo nelle condizioni, facendolo giocare ogni 15 giorni, di essere sempre tirato a puntino fisicamente. Questo ha fatto, diciamo, ha fatto la differenza. Però ripeto, grande ammirazione per come ha finito da titolare, da protagonista nell'anno dei record, vincendo due titoli. Tra l'altro lui in 2 anni di interviste ci ha sempre detto che avrebbe sognato un finale così, infatti. Beato lui, io ci sono riuscito. Ha fatto qualcosa di più rispetto a lei. Grazie. Congratulazioni, mister. Complimenti, mister. Ti vediamo presto, arrivederci.